Franco, buongiorno. Buongiorno a voi. Comincio da lei perché ieri voi come WISP, che è l'Unione Italiana per lo Sport per Tutti, così vi chiamate, no? Avete realizzato in 84 città, credo, la cosiddetta bici in città. Allora, perché siete così attenti alla questione della mobilità sostenibile in città? Ha sentito, Gennaro ci parlava di quelle che sono le strade attorno alla città. Prego. Perché da sempre abbiamo come associazione non soltanto la vocazione esclusivamente sportiva, ma nel costruire la nostra proposta di sport costantemente attenti a promuovere quello che invece è l'utilizzo, come in questo caso, della bicicletta come mezzo di trasporto ecologico e sostenibile, perché tendiamo con questo a rendere e a lanciare un segnale a rendere più sostenibili le città. Già per le notizie che ascoltavo prima, il terreno della sicurezza e anche, come dire, per spingere i cittadini a utilizzare un mezzo di locomozione alternativo è ancora una cultura che si sta sicuramente implementando, ma che ha bisogno sempre di più segnali. Senta, perché insistete tanto sulle piste ciclabili, che è un tema che non tutti i nostri radioascoltatori, ad esempio, condividono? Adesso c'è chi scrive da Napoli dicendo hanno fatto piste ciclabili che sono una vergogna, non sappiamo di quali piste ciclabili questo radioascoltatore parli, magari proviamo a richiamarlo. Perché le piste ciclabili poi in qualche modo sono anche divisive come tema, perché c'è chi dice non potete mandarci solo sulle piste ciclabili, no, non esistono piste ciclabili che coprano tutta l'intera estensione, ad esempio, di una città come Roma, come Napoli o come Milano. Comprendo benissimo questo tema che viene posto dai radioascoltatori e credo che abbia anche fondamento, perché ognuno di noi nelle città si trova a sentire, ad essere anche partecipe di questi dibattiti. Purtroppo noi, come anche Fiat, spesso e volentieri incrociamo, incontriamo piste ciclabili che sono magari interrotte, non si capisce perché, non sono messe in sicurezza. Però, come dire, promuovere costantemente l'utilizzo della bicicletta e attraverso questo fare massa critica insieme all'associazionismo diffuso, alle federazioni, per poter promuovere quel mezzo diventa anche un salto qualitativo, culturale dal punto di vista della salute e, come dire, della sostenibilità. Massa critica è un'espressione che credo Vincenzo Manco utilizza non a caso, sappiamo che una delle più importanti manifestazioni dei ciclisti e della mobilità sostenibile è proprio la critical mass, che qualcuno chiama anche la cemona nella sua dimensione più eclatante. Esatto.